Allora ragazzi, questo è un video diverso dal solito perché in questo video vi andrò ad elencare tutti quei punti che io tengo presente prima di acquistare uno smartphone. Quindi ragazzi, seguitemi subito dopo la sigla perché sicuramente alcuni di voi tengono presente di questi punti. Quindi ci vediamo subito dopo la sigla. Allora ragazzi, beh, partiamo subito dal primo punto in assoluto. Per chi mi segue sul canale sa sicuramente che io sono, anzi lo sa per certo che io sono un Android user. Quindi il primo obiettivo è quello lì di acquistare un dispositivo Android. Vado nel negozio, mi guardo tutti i dispositivi Android e vedo quale prendere. Quindi per certo parto dal sistema operativo Android, quindi punta ad Android e basta, finisce lì la storia. Un altro punto che tengo presente quando acquisto uno smartphone è sicuramente la sua scheda tecnica, perché una buona scheda tecnica fa in modo da far avere al dispositivo delle buone prestazioni, perché scheda tecnica e prestazioni equilibrate, beh, incidono molto sull'utilizzo di ogni giorno. Per esempio io che ho una buona scheda tecnica, delle buone prestazioni, beh, sull'utilizzo di ogni giorno io non ho nessun tipo di problema, perché per quanto riguarda le prestazioni è lì che si vede un dispositivo, perché se lo si utilizza in un modo molto stressato durante la giornata, come sottoscritto che lo utilizza per inviare e ricevere mail anche di grandi dimensioni, invia e riceve file di grandi dimensioni, sta sempre lì a lavorare con documenti come Word, Excel, PDF, sta sempre ad inviarli, a riceverli, a scansionarli. Quindi io valuto lì le vere prestazioni di un dispositivo e faccio sempre in modo che il dispositivo non debba mai impuntarsi durante il proprio utilizzo. Quindi valuto anche questo, e avendo delle buone prestazioni, beh, si ha anche un buon utilizzo del dispositivo senza alcun tipo di problema. Rimanendo sempre sull'ambito delle prestazioni, l'altra cosa che valuto durante un acquisto è la questione degli aggiornamenti, perché gli aggiornamenti fanno in modo da far avere da migliorare le prestazioni a vostro dispositivo. Quindi faccio in modo da informarmi su quel tipo di dispositivo, sul produttore, e cercare di ricevere sempre aggiornamenti futuri, perché come dicevo, questi aggiornamenti vanno a migliorare ulteriormente le prestazioni del vostro utilizzo e si sentono anche durante l'utilizzo di ogni giorno. L'altra cosa che io valuto durante un acquisto è sicuramente la questione della fotocamera. Sì, ok, io con la fotocamera non ci faccio un utilizzo professionale, ma semplicemente delle foto punta e scatta. Devo semplicemente girare dei video così al momento in modo da postarli sui social, però sicuramente è una cosa da non sottovalutare, perché chi ama la fotografia e chi ama farle dal proprio dispositivo, sicuramente quello è uno dei punti che non va a sottovalutare: le prestazioni della fotocamera. Io non sono un fotografo esperto, però comunque il giusto che mi serve per qualche foto e per qualche video. Un altro dei punti che io tengo presente, ovviamente questa è una cosa da smanettone, è il lato modding. Sì, il lato modding, voi direte, cosa c'entra il modding? No, c'entra e come, perché gli smanettoni come me vanno a guardare anche questo punto, vanno a valutare anche questo punto qui, perché dobbiamo fare in modo, o almeno noi smanettoni facciamo in modo, da acquistare un dispositivo con i punti elencati prima, fino a poco fa, ma valutare anche la questione del modding, perché magari metti caso che qualche giorno io non voglio più utilizzare il sistema operativo del produttore, vado di modding e devo fare in modo che il dispositivo sia supportato ufficialmente dal modding, in modo che se devo apportare qualche modifica via software, lo devo, diciamo, in un certo senso attivare permessi root, cambiare ROM e quant'altro, non debba avere problemi, ma devo fare in modo che sia
supportato ufficialmente, non come quei dispositivi, magari prendiamo in considerazione il Galaxy Core di cui vi ho portato il video settimana scorsa, ok, quello lì non è supportato ufficialmente, ma esiste semplicemente una recovery. Quindi l'acquisto di un dispositivo, io personalmente, ma sicuramente anche tutti gli smanettoni, lo valutano anche in base a questo. Allora ragazzi, questi erano i punti che io valuto per quanto riguarda l'acquisto di uno smartphone. Sicuramente lo faranno anche molti di voi, valutare punti prima di un acquisto, ma è sempre buono che venga fatto, perché valutare queste cose prima di acquistare uno smartphone è sempre buono, perché almeno si riesce a prendere uno smartphone in base alle proprie esigenze. Tralasciando l'ultimo punto che vi ho elencato, che è quello lì, sicuramente gli smanettoni lo andranno a guardare, ma tutto il resto, beh, sicuramente molti di voi lo faranno già. E voi ragazzi, fatemelo sapere qua in basso nei commenti se anche voi avete dei punti di riferimento, ovvero delle cose da non sottovalutare prima di acquistare uno smartphone. Quindi ragazzi, fatemi sapere se anche voi valutate i miei stessi punti, oppure se ne avete altri, qua in basso nei commenti. Quindi scatenatevi, facciamoci una chiacchierata, insomma scrivetemi quello che volete qua in basso nei commenti. E se questo video vi fosse piaciuto, vi raccomando, lasciate tutti i vostri pollicioni in su, e se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, mi aiutate tanto. Dopo esservi iscritti, attivate la campanellina delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video in uscita, ma soprattutto condividete questo video, perché mi aiutate veramente molto. Dopo averlo condiviso, lo sapete già, ve lo ricordo l'animazione, mi trovate anche su Instagram, @mythicosnake, ve lo ricorda lei, eccola qui l'animazione con il testo all'interno, ok? E ovviamente trovate tutti i link ai miei social qua in basso in descrizione. E noi ci vediamo sempre qui sul mio canale con un nuovo video settimana prossima. Ciao!